video vi faccio vedere il brano Cape Point che avete a pagina 61 del vostro libro. Allora, andiamo da prima lenti lenti. Terzo dito sul Si e partiamo. 3, 4. Uguale. Se ricordo bene, questa prima parte non dà difficoltà a nessuno e a nessuna. Forse il problema è più dalla battuta 9, quindi individuata la battuta 9, siamo al secondo rigo, la penultima battuta. Ve lo solfeggio un attimo, fa sì. 1, la, si, la, sol. E mi sono fermata all'inizio della battuta 11. Vi faccio sentire questa prima parte e, per essere più chiara, imposto anche il metronomo. Lo mettiamo a 86. 1, 2, 3, 4. Ok, rifaccio. 1, 2, 3, 4. Perfetto. Andiamo pure avanti dalla battuta 11, o meglio dall'ultima nota della battuta 11, che è un La. 1, 2, 3. Vi rifaccio questo passaggio, quindi ho fatto battuta 12 con l'ultima nota della battuta 11 e mi sono fermata all'inizio della battuta 13. 1, 2, 3. Quindi ho fatto 1, 2, 3, la, si, la, sol. Quindi uniamo dalla battuta 9 all'inizio della battuta 13. Rimetto il metronomo. 1, 2, 3, 4. Ok, per finirlo abbiamo individuate la battuta 14 con il levare, come si dice, cioè la battuta 14 con l'ultima nota della battuta 13. Intendiamo questo quando diciamo battuta 14 con il levare. Quindi per partire insieme io conterò 1, 2, 3. Facciamolo insieme. 1, 2, 3. Ok, vi rimetto il metronomo. 1, 2, 3. Perfetto. Rifacciamo tutto da battuta 9. Quindi conterò 1, 2, 3, 4 e poi partiamo insieme. 1, 2, 3, 4. Ok. So già le vostre rimostranze, direte, ma Cape Point è difficilissimo. Sì, cioè, nel senso è velocissimo. È vero, la versione finale con la base è molto più veloce, ma si fa spesso di iniziare a studiare ad una velocità minore per poi arrivare a una velocità maggiore. Una cosa che potete fare è scaricarvi un'app del metronomo. Lo so che è fastidioso, ma poi è assolutamente risolutivo studiare in questo modo. Ok. Acceleriamo leggermente, adesso siamo a 96, sempre dalla battuta 9. 1, 2, 3, 4. Ok,
facciamolo. 1, 2, 3, 4. Ok, facciamola quella che dovrebbe essere la velocità definitiva, mi sembra che sia 106. 1, 2, 3, 4. Rifacciamo per sicurezza, sempre da battuta 9. 1, 2, 3, 4. Ok, e la parte, diciamo, che vi dà più difficoltà dovrebbe essere finita. Ciao!